Bonjour ragazzi, è già tardissimo, sono stata in videochiamata con Demelza per la casa e ho deciso di prenderla. Sono molto contenta, abbiamo dato l'ok, quindi dal 3 giugno ho casa in Olanda, ragazzi! Yes! Ok, calmati Nicole, in realtà non è ancora detto perché naturalmente, come già avevo spiegato, c'è un sacco di gente interessata e quindi devo aspettare, perché praticamente c'è talmente tanta gente interessata che la persona che affitta la casa ha il lusso di scegliere chi preferisce, cioè per farvi capire quanta richiesta c'è in questo momento lì. E c'erano anche diverse persone oggi, nello stesso giorno in cui c'è andata appunto Demelza a vederla, che appunto andavano anche loro a vederla. Ok, non so più parlare. Comunque, incrociate le dita per me, se tutto va bene sono la prima a dare l'ok, e se tutto va bene scelgono me. Dovrò fare una chiamata in conference call con la persona che affitta la casa, perché vuole conoscere chi entrerà a casa sua, ma è... cioè, ho ancora gli occhi rossissimi, scusatemi questa faccia stravolta, non ho dormito praticamente niente anche oggi. E quindi sono molto 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 contenta, speriamo bene. Vi farò sapere naturalmente, però oggi ho dato l'ok. Adesso mangerò qualcosa e poi vado subito a fare la doccia e poi devo chiamare subito il commercialista, ragazzi, quindi... E poi oggi ho un po' di lavoro al computer, come al solito, e basta, devo andare a buttare l'immondizia, c'è niente di interessante anche oggi, ma un po' una giornata relax, dai, oggi facciamo, devo rifare il semipermanente sui piedi. Colazione di oggi, frutti rossi, sono lamponi e fragole. Una Kinder fetta al latte, che io adoro, sono strabuone ragazzi, ditemi quello che volete, conservanti, zuccheri, quello che volete, ma sono buonissime. E poi voglio assaggiare questo succo bio, bevanda al mirtillo biologica, senza zuccheri aggiunti. E i mirtilli fanno molto bene alla circolazione, quindi cerco sempre di mangiarne molti. Cosa c'è? Cosa c'è tu? Buongiorno, sì, sempre tu, sei, devi essere inquadrato, sempre lui, deve essere il protagonista dei video, incredibile, gatto Denver. Comunque vedevo che c'è anche succo di mela, purea di mirtillo, succo di mela e succo di mirtillo da concentrato. Beh, fantastico direi, proviamolo. Buon appetito ragazzi, tutru. Mamma mia, sono così emozionata. Amore mio, ho capito! Ho capito, amore mio! Gli ho già dato un sacco di coccole, anche se potrebbe sembrare di no. Ma gli ho dato tantissimi bacini quando mi sono svegliata. E tutto a fine no. Comunque sono troppo, troppo contenta per la casa. Tenete le dita incrociate per me, ragazzi, vi prego. Spero mi facciano sapere a breve, perché così almeno so se devo cercarne un'altra oppure no. Assaggiamo questo succo al mirtillo. Wow! Ragazzi, è buonissimo. Super, super buono. Pensavo fosse troppo forte come gusto, invece top. Comunque, ho ordinato due vaschette di lamponi con la spesa che mi è arrivata martedì, quindi l'altro ieri. Ragazzi, una vaschetta era strapiena, strapiena di muffa, ho dovuto buttare via tutto. Vabbè che lo shopper poteva anche controllare quello che comprava, ma come fanno a vendere? Beh, io passo da un argomento all'altro. Come fanno a vendere una vaschetta di frutta che dopo due giorni neanche, perché la spesa me l'hanno portata la sera, non sono passate neanche 48 ore, tutto muffa, cioè io non ho parole. Comunque, altre cose che dobbiamo fare oggi a casa, stavo pensando, ma in realtà no. Come al solito ho sempre paura che questi vlog non siano abbastanza, non so, che siano noiosi, perché comunque ragazzi in questo momento cosa volete che vi dica, non c'è tantissima roba da fare, non si può uscire, quindi più di tanto non succede, quindi non lo so, non ci sono più le giornate movimentate, ci sono solo io e i gattoni a casa. Sapete che cosa hanno fatto i gattoni? Gatto Denver ha fatto la pupù sul tappeto e gatta Stellina ha vomitato sul divano. Ma da notare, perché questa ve la devo far vedere, scusate, che lei dorme qua, non è che ha vomitato sulla copertina che potevo lavarla, no, sul divano, e adesso non so come togliere sta macchia.
ho spruzzato il Cif con candeggina e non penso di aver fatto una cosa buona, tanto sto divano è vecchissimo, chi se ne frega. Però non so, cioè vorrei rimediare ma non so onestamente come fare. Se avete dei consigli per favore aiutatemi, così almeno lo faccio tornare decente, perché veramente gatta stellina. So che è stata lei, perché su quella copertina ci dorme solo lei ed è l'unica, beh, ed è molto più pigra di Denver lei. Gatto deve aver capito! Se sta lì grida. Amore mio! Amore mio! Saluta, saluta tutti i tuoi fan. Saluta i tuoi fan, che hai tantissimi fan. Tutti pazzi per gatto Denver. Tutti pazzi per gatto Denver. Questo gattino tutto bianco. Sei tutto bianco? E un po' arancione? Dai baci? Do i baci? Tanti baci vi do. Vi do i baci? Vi do i bacini? Quindi fette latte. Ma non ho capito, adesso ti do altri baci. Ti giuro, adesso ti do altri baci. Mi ha già scartavetrato tutta la faccia e non gli basta mai. Quindi fette latte, è troppo buona. Ecco cosa vuole lui. Ecco cosa vuole lui. Stare in braccio. E io che gli massaggio il pancino. E io che gli massaggio il pancino. Sei bellissimo. Sei mio gattino duro bianco. E poi se ne sta finalmente zitto quando lo coccolo. Ma sì, amore mio, ma sì. Sei un gattino duro bianco un po' arancione. Sì. No, no, non ci voglio più stare qua. Non ci voglio. Cos'è? Non c'è niente che mi interessi qua. Non c'è niente che mi interessi qua. Lampone. Non ti piace. Fragola. La fragola ti piace? Ma com'è sta storia? Ok, ciao. Se vi mancava il suono della lavatrice, eccolo qua. Sempre attiva, veramente, scusatemi. Sempre rumori che danno fastidio nei video, ma appunto sono tutti i rumori della casa, ragazzi. Robottino. Robottino, tra l'altro, in funzione da qualche altra parte della casa. Ok, adesso finisco il mio succo, ragazzi, e poi appunto chiamo il commercialista, quindi ci vedremo tra un po'. Abbiamo mandato la mail, ragazzi, ho parlato adesso di nuovo con Demelza. Abbiamo mandato la mail per dare l'ok per la casa. Oh mio Dio, speriamo bene che scelgano me. Sono troppo contenta. Ok, Nicole, datti una mossa. Mi asciugo i capelli adesso che sono un po' un disastro. Mamma mia, sono troppo emozionata. Scusatemi, non so come uscirà questo video. È che sono così contenta, così emozionata, eccitata per questo nuovo capitolo della mia vita, per il fatto che tornerò finalmente in un paese che mi è mancato tanto, 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 tanto. Quindi, vabbè, penso che possiate capire. Quindi sono super 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 felice oggi, veramente. Anzi, probabilmente quando mi daranno l'ok sarò felice. Adesso sono un po' in ansia, lì che dico speriamo, speriamo, speriamo. Ragazzi, comunque avete visto quanto mi sono cresciuti i capelli? Non ci posso neanche credere, perché li ho tagliati, cos'era? Neanche un anno fa, tipo l'anno scorso. No, sì, un anno fa li avevo tagliati tipo fino a qua e sono cresciuti tantissimissimissimo. A parte che, vabbè, se togliessi l'extension non avrei tutto questo volume. Infatti devo assolutamente rimetterle quando riuscirò finalmente ad andare dal parrucchiere. Dovrò assolutamente rimetterle di nuovo, perché ormai i miei capelli sono molto molto lunghi e quindi andando a toglierle e riapplicarle sarebbero troppo corte. Comunque, ragazzi, trucco anche oggi da quarantena, quindi faccio base, mascara, sopracciglia e labbra. Comunque, posso farvi una domanda che non c'entra niente con i discorsi fatti fino adesso e di cui anche un po' mi vergogno, cioè nel senso, non che mi vergogno, ma un po' imbarazzante, no? Ma allora, io e mi rivolgo alle ragazze, ok? Scusatemi ragazzi, ma in questo non potete aiutarmi. Ragazze, io vorrei capire, no? Io è una vita che sento parlare di sindrome premestruale, ciclo, ormoni che ti cambia l'umore e tutte queste cose qua. Posso dirvi la verità? Io non ho mai avuto questa cosa, cioè io non, allora, vi spiego, io ho sempre sentito queste cose e pensavo che fossero vere solo nei film, ma poi mi sono resa conto che effettivamente le mie amiche hanno tipo una sindrome premestruale, prima che gli venga il ciclo, si sentono magari un po' diverse emotivamente, poi quando viene il ciclo uguale. Io invece, cioè,
con o senza ciclo, non mi cambia assolutamente niente. Non ho nessuna sindrome premestruale, non ho nessun, cioè gli ormoni, che ne so, io non ho nessuna differenza, ma sono l'unica ragazza al mondo a non avere nessuna differenza, cioè tra quando ha il ciclo e quando non ce l'ha, perché poi sento anche tutti dire ah il ciclo è nervoso, oppure ah il ciclo e si emoziona per niente, ma io sono, cioè, esattamente la stessa, non noto nessunissima differenza. E da quando mi sono resa conto che non è solo una cosa che dicono nei film, ma effettivamente esiste veramente la sindrome premestruale, esistono veramente questi cambiamenti ormonali che agiscono sull'umore e sul sì, sull'umore, sul comportamento, insomma, cioè io questa cosa non ce l'ho. E ci sto pensando l'altro giorno, e perché anche parlando con le amiche mi dicono sì, sai perché ho il ciclo, sì sai, questo è prima che mi venga il ciclo. Io penso sempre, ma cioè, ma come fanno ad avere qualche differenza? Cioè, nel senso, io non ho nessunissima proprio differenza. Infatti non ho la più pallida idea. E quindi vorrei sapere se sono veramente l'unica donna al mondo, perché io non ne conosco nessuna come me che non senta nessuna differenza pre, durante e post ciclo. Quindi se mi togliete questa curiosità, visto che siete in tantissimi a seguirmi, riesco a fare una bella, come dire, un bel, non un referendum, ma una bella indagine su tantissimi di voi, su tantissime di voi, e mi incuriosisce troppo sta roba, perché cioè, sto seriamente cominciando a pensare che o sono l'unica persona al mondo, oppure penso sia una fortuna, credo, suppongo, penso di sì. Oppure, cioè, ma non noto differenze neanche nei brufoli che mi vengono. Una volta pensavo di sì, e invece no. Cioè, i miei brufoli spuntano quando vogliono, mi sento emotiva quando capita, ma non è assolutamente nulla che sia neanche lontanamente correlato al ciclo. Quindi fatemi sapere se sono l'unica persona al mondo oppure no. Spero di no, che altrimenti sono strana io. Forse ho dei cambiamenti ormonali ma non me ne accorgo, ma cioè dubito, perché a questo punto, cioè, sarei conscia di questo fatto, credo. Strano, non lo so, strana sta cosa. Comunque ragazzi, oggi ho applicato di nuovo il Lasting Matte di Rimmel, colore 100 Ivory, veramente quello che ho usato ieri ero arancio, avevo tutta la striscia qua marrone, vabbè. Poi comunque ho risolto, ma non ve l'ho fatto vedere in videocamera, ma era terribile, terribile. Allora, correttore, ho lisciato anche un po' i capelli, perché vi dico, vi avevo già detto, ma le mie extension diventano un po' ondulate quando esco dalla doccia, e quindi devo per forza andare a lisciarle, altrimenti non si amalgamano con il mio capello che è liscio, 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 tipo spaghetti. Ecco che si vedono le extension. Nasconditi, nasconditi tu. Ok, più o meno ci siamo ragazzi, non so ancora per quanto riuscirò a nasconderle prima che spuntino veramente come se ci fosse il casino che c'è nei miei capelli in questo momento. Ma mi dicevano che forse il 4 riaprono già i parrucchieri qui, che io non pensavo, inizialmente pensavamo a fine mese, invece adesso sembra che riaprano forse il 4, non sono sicura, il che mi renderebbe molto molto felice, ma dobbiamo vedere. Poi ragazzi, cioè vi giuro, tanto siamo in confidenza, posso farvi le domande che voglio, ormai io con voi veramente non ho vergogna, cioè non me ne frega niente, e parlo di tutto quello che mi viene in mente con voi, perché so che mi volete bene e quindi non so, non mi vergogno, boh. Comunque, allora, premetto che non è uno scherzo e non è, cioè non è una presa in giro, ok, la domanda che sto per farvi, però l'ho cercato su internet ed ho trovato pochissimi risultati. Adesso vi prego, allora, vi spiego, vi giuro che non è uno scherzo. Allora, quando mi lavo i denti, specialmente con determinati dentifrici, mi capita, ma non riesco mai a capire quali, e praticamente mi vengono i conati di vomito. Quando finisco di lavare, allora, mentre lavo i denti, trattengo, e quando finisco di lavare i denti, e metto poco dentifricio, che non ne metto tanto, ne metto poco, e quando finisco di lavare i denti, irrimediabilmente, ogni volta, quando tipo sputtirò, ho questi conati di vomito, non vomito, però ho questa, come si chiama, ho questa reazione, ok? Ed è molto fastidioso, ragazzi, molto fastidioso, sia la mattina che la sera avere questa cosa, non è, vi posso garantire che non è piacevole. E ho cercato su internet
e dicono di ho trovato tipo solo pochissimi risultati, ma non ho ben capito. Alcuni dicono di mettere meno dentifricio, altri dicono di non metterlo proprio, altri dicono di cambiare dentifricio e non usarne uno alla menta. Però a me capita con alcuni dentifrici, capita tipo spessissimo, tipo questo della Colgate, Colgate, che sto usando, è tremendo, tremendo, mi capita sempre, 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 anche più volte mentre mi lavo i denti, è una cosa molto fastidiosa, e appunto non c'è tanta gente che parla di questo problema, quindi non capisco se anche qua sono solo io, oppure no, però... ci sono discussioni in internet a riguardo, ma nessuno sembra proprio trovare il rimedio, cioè se non quello di... è come se il dentifricio mi facesse questo effetto con la schiuma, non lo so, comunque è veramente, veramente una cosa antipatica, perché ti succede una volta e dici, boh, però mi succede ogni volta che lavo i denti, ogni volta che lavo i denti, ragazzi, è veramente antipatico. E chissà se sono l'unica, perché non ho mai, mai, mai sentito parlare assolutamente e... Appunto, su internet si trova ben poco, ragazzi. Scusatemi per queste domande che mi sto facendo. Mi sto facendo delle domande super imbarazzanti, tipo malattie imbarazzanti. No, cioè, veramente, scusatemi, scusatemi, ma nei vlog io, cioè, sono a casa, così, da sola, no? Per me è come avere un'amica qua, e quindi vi parlo così, come se foste qua, è come se ci fosse tipo solo uno di voi qua con me a parlare, no? E non mi rendo conto a volte che invece siete tanti. Quindi, scusatemi se... Se sto, non lo so, forse sono diventata molto casereccia con questa quarantena e quindi mi viene ancora di più di parlare di tutto con voi. Sarà che non c'è nessun altro con cui io possa parlare. Rendetevi conto, mi metto a parlare con i gatti, non sto neanche scherzando, eh. Cioè parlo veramente con i, vabbè che io parlo sempre con i gatti, però in questo periodo più del solito. Strano che il gatto non sia qua mentre mi trucco. Ok ragazzi, se non altro oggi non abbiamo il mascherone arancione che avevamo ieri. Ok, trucco quasi completato, vado a mettere il rossetto. Oggi uso il Silk Matte Liquid Lipstick di Flormar, che è sempre quello del kit con Marta Cerreto, che mi piace un sacco. Sia il mascara che il rossetto di questo kit sono pazzeschi. Il colore comunque è lo 002 Fall Rose, molto molto bello, forse è un pelino più scuro rispetto a quelli che uso di solito, quindi un po' più scuro, non è proprio nude, però è bellissimo, bellissimo, mi piace un sacco, poi diventa opaco subito, ma non secca le labbra, però dobbiamo ancora fissare il trucco. Tadà, oggi uso il Destiny, no, All Nighter di Urban Decay. Io amo quelli di Too Faced, gli spray fissanti di Too Faced, ma uno dei, anzi il migliore penso proprio che sia lui, l'All Nighter di Urban Decay. È favoloso ragazzi, ok. Trucco completato ragazzi, mi rendo conto che sia sempre il solito, cambia praticamente solo il rossetto. Però ragazzi, in quarantena, cioè che cosa volete che vi dica, non mi va di fare trucchi elaborati. Ho avuto uno slancio l'altro giorno quando vi ho filmato il video... Quel make-up tutorial chiacchiericcio, ma se no proprio non mi va, anche perché c'è, cioè, dove che devo andare? Vado a buttare l'immondizia e a vedere in drogheria se sono arrivati i guanti in lattice e basta, cioè che cosa devo fare? Infatti adesso mi preparo, cioè mi preparo, sono in tuta, quindi insomma mi preparo, metto le scarpe e vado a buttare l'immondizia, evento del giorno. E questo è il mio outfit ragazzi, ho praticamente sempre la stessa borsa dall'inizio della quarantena, ma tanto faccio tre passi letteralmente, mascherina, guanti devo prendere. E basta, buttiamo l'immondizia e torniamo, quindi ci vediamo tra 5 minuti tipo. Ragazzi, stavo leggendo adesso i commenti sotto all'ultimo vlog, sono contenta che siate contenti, che è lunghissimo e spero di farvi compagnia, anche se davvero sono sempre un po' in dubbio se farli o no questi vlog, perché ho paura che siano noiosi, perché cosa posso fare in lockdown, in quarantena? Non posso fare più di tanto e quindi anche portarvi con me nelle mie giornate. Ho paura appunto che sia un pochino noioso, non lo so, ditemi voi davvero. E invece in tanti mi dite che siete contenti se sono lunghi, che vi faccio compagnia, anche se ovviamente quello che facciamo tutti in questo periodo non è niente di emozionante, di eccitante. Sì, Gatto Denver, abbiamo capito. Tu sei la vera star di questo canale, sei indiscussa, sei solo tu.
Sì, lo sappiamo tutti ormai, sai, tutti lo abbiamo capito, già da mo', gatto never, già da mo'. Comunque, volevo fare una merenda, tra l'altro sono stata ore al telefono col commercialista e adesso devo andare a controllare alcune cose, alcuni documenti sul computer, ci metterò un po', ma volevo fare un panino di mortadella, ragazzi, che io veramente, cioè... Panino di mortadella è troppo buona, dai ragazzi, cioè panino di mortadella, anche se non è la cosa più sana, ho preso anche la focaccia, anche se non è la cosa più sana al mondo, dove è il pane? Ho il pane del Mulino Bianco perché non sono andata in panetteria. E ragazzi, è buono il panino con la mortadella, dai, ogni volta che mi mangio ste robe mi dite sempre Nicole non fa bene, Nicole, e mangiati un, che ne so io, un'insalata. No, io voglio mangiare il panino con la mortadella. E anche Denver evidentemente vuole il panino con la mortadella. Sì, amore mio, sì. Ma voi l'avete mai visto un gatto urlante, prima di Denver? Sì, amore. Sì, baci, devi dare i baci. Baci anche voi. Vuoi un pezzetto di mortadella? Sì? Chissà se lo mangia. Ah, sì, gli piace. Buona, eh? È buona, eh? Mangione, che sei ciccione sei. Un gatto olandese che mangia la mortadella italiana. Ragazzi, buon appetito, merenda super appetitosa. Sto già pensando cosa fare stasera. Comunque, volevo dirvi che mi consola molto il fatto che io non sia l'unica a fare dei sogni strani e bizzarri in questo periodo. Ci sono rimasta perché mi avete detto in tantissimi che state facendo sogni strani, brutti, incubi, eccetera. Ma penso che ovviamente la paura che tutti abbiamo preso con questo virus, eccetera, il fatto di star fermi in casa che ci fa magari pensare di più, secondo me ha a che fare con il fatto che tutti facciamo questi sogni strani. Perché io ho notato che, certo, di solito faccio incubi, mi capita anche abbastanza spesso, devo essere sincera, forse perché reprimo un po' le emozioni e i pensieri a volte, e poi mi escono di notte, credo, non lo so. Però in questo periodo è una cosa veramente, cioè, ogni notte, ragazzi, oggi cosa ho sognato? Oggi ho sognato, no, non mi ricordo, oggi ho sognato qualcosa. Non era un incubo, però era un sogno strano, ma non me lo ricordo, non me lo ricordo più, cavolo. Quante volte mi capita che mi sveglio e dico, ok, devo ricordarmi questo sogno e poi irrimediabilmente me lo dimentico, però non era una cosa brutta. Strana sì, ma brutta no. Almeno questo. Vabbè, buon appetito. Comunque ragazzi, questa cosa ve la devo dire perché siete tipo impazziti tutti, che sto ricevendo decine e decine di commenti che mi dicono sì, tu e Thomas vi vediamo troppo bene insieme, una nuova coppia. Ragazzi, state calmi. Vabbè, mi fate troppo ridere, siete troppo forti. Ragazzi, adesso mi metto a lavorare al computer perché nel frattempo mi è arrivato un sacco di lavoro e poi penso preparerò la cenetta, anche se ho mangiato un panino non tanto tempo fa, ma oggi ho particolarmente fame. Che cosa vi devo dire? Che voi mi dite, sei dimagrita in quarantena? Non credo, se devo essere onesta, non credo, però vi ringrazio. Notare la voglia di fare niente di gatta stillina e notare la pancia. Ma come stai messa, gatta stillina? Ma guarda che pancia che c'hai! Ma guarda che pancia che c'hai, gatta stillina! Mia scoiattolina. Ah, scusa, mi metto a ridere, ti prendo in giro e ti giri subito. Da stellina. Gatto Denver, invece, dovete sapere, vuole sempre stare nel mio studio. Infatti è qua. Che fai la nanna? Finalmente ti sei messo tranquillo, fai la nanna. Bravo, bravo passatino, bravo passatino mio. Sei bellissimo, fai la nanna, amore, fai la nanna. Sta pancia, io adoro la pancia dei gatti. La pancia tutta morbida e soffice, io l'adoro. Sì. Ti lascio dormire. Ciao, amore mio. Ragazzi, mi sono arrivati dei pacchetti. Oh,
che avevo ordinato. Non vedo l'ora di farvi vedere, ma ho fatto il mio solito shopping pazzo, ragazzi. Adesso che molti siti hanno ricominciato a fare le consegne, ho approfittato ed ho preso, non vi anticipo il brand, ma sto aspettando ancora altre due cosine da parte di altri due brand che adoro e che insomma già secondo me potete immaginare. Queste in realtà sono cosine che mi sono arrivate da un'azienda per una collaborazione, e questo invece è un pacco di mega shopping di lusso, ragazzi, quindi aspettatevi un super super haul Nicole style presto in arrivo. Sto aspettando che mi arrivino ancora le altre due cosine appunto che ho ordinato e poi vi faccio vedere tutto. Tra l'altro non spacchetterò nulla, lascerò tutto chiuso, sigillato, così apriremo insieme in videocamera. Mi piace sempre nei video haul aprire le cosine con voi e farvi vedere proprio la mia reazione non appena le vedo, quindi sarà difficile, molto difficile, ma lascerò tutto imballato e aspetto di spacchettare con voi, quindi aspettatevi il video haul shopping super acquisti in arrivo molto presto. Sono troppo contenta, ragazzi, che mi siano arrivati i pacchi che stavo aspettando, ma non tutti, comunque non vedo l'ora di spacchettare tutto assieme a voi, anche perché secondo me c'era proprio veramente bisogno ed era ora che facessi un nuovo video haul. Comunque adesso niente, voglio preparare la cena, però vi dico subito che non ho voglia di cucinare, ragazzi, quindi direttamente qualcosa di surgelato, perché adesso insultatemi, non me ne frega niente, ma oggi preparerò i quattro salti in padella Findus. Non prendo quasi mai, ultimamente in questo periodo ho preso, cos'erano, i bucatini alla matriciana, che vi devo dire erano buoni, e adesso ho preso queste, ragazzi, sono le penne tricolore e vi spiego perché. Queste io le prendevo secoli e secoli fa, le mangiavo tipo quando andavo alle medie, che mi ricordo tornavo a casa e mi facevo da mangiare io perché magari mia mamma era al lavoro, e prendevo sempre queste, oppure le penne ai quattro formaggi, però quelle non le ho trovate, quindi ho preso queste, che appunto se sono sempre le stesse, il packaging è cambiato completamente, ma se sono sempre le stesse appunto mi ricorderanno quando ero più piccola che le mangiavo sempre, e appunto oggi zero voglia di cucinare e quindi faremo una roba molto da figli. Dopo che tipo negli ultimi video mi avete detto brava Nicole, stai cucinando molto di più, e adesso naturalmente non mi smentisco e faccio una pasta surgelata. Loro, se non sbaglio, dicono di aggiungerci l'olio. Sì, fai scaldare un cucchiaio d'olio e 4 di acqua. Ah, adesso la menziono l'acqua. Io ho sempre messo solo acqua, quindi vado a prendere un bicchiere d'acqua. E ne verso un po', perché l'olio, secondo me, possiamo anche evitarlo. Voilà. Pigrizia, proprio portami via, e adesso 5 minuti e dovrebbe essere pronta. Mentre preparo da mangiare, poi sgranocchio sempre qualcosa, in questo caso le olive verdi snocciolate che io adoro, ragazzi, ho fatto scorta, ho preso tipo 3 barattoli l'ultima volta che ho fatto la spesa. Non so perché, ma quando ho fame mi metto a cucinare, inevitabilmente prendo qualcosa dal frigo o dalla dispensa e nel frattempo mangio. Manca poco, ragazzi, che fame! Assaggiamo, vediamo se è pronta, ragazzi, mi sembra di sì. Ero tentata di aggiungerci anche le olive, ma visto che ne ho già mangiato tipo un quintale, ho evitato. Sì, sono pronte, che fame! Buon appetito a me, l'unica cosa che manca è una quintalata di sale, perché assaggiandola mi sono resa conto che mancava il sale. Ok, buon appetito! E come al solito, coca, rigorosamente zero. Gnam, finalmente, ho una fame. Anche gatta Stellina è molto interessata. Gatta Stellina. Comunque volevo menzionare che sto guardando la TV e stanno parlando di lotta, scontri tra regioni, nord e sud, il Veneto contro la Campania, ma io voglio dire una cosa, no? Cioè, ma se nemmeno questo virus ci riesce ad unirci, cioè, ma cosa lo farà? Io non riesco veramente a capire, da italiani, ma come si fa anche tra di noi a litigare tra regione e regione, tra nord e sud? Non ha senso, cioè,
dovremmo tutti avvicinarci e sentirci uniti, uguali, cioè... Io veramente non ho parole, queste cose mi fanno arrabbiare, non so, invece di concentrarsi tutti nella sconfitta di questo virus e stare tutti assieme, perché cioè siamo tutti nella stessa barca, tutti nella stessa situazione, no, adesso ci sono gli scontri nord e sud, regioni, che non ha veramente alcun senso e distoglie secondo me l'attenzione dal problema e... Non lo so, o sono i programmi che cercano un po' di fare un po' di share con queste litigate, eccetera, però, cioè, non ha un senso, non sono d'accordo con questa cosa, dovremmo parlare di un'Italia unita, no? Scontri tra regioni nord e sud, vabbè. Comunque, ragazzi, continuo a mangiare, ma i miei pensieri che mi vengono in mente voglio condividerli con voi al momento, quando sento queste cose in TV, veramente. Mi arrabbio. E il dessert di oggi sarà... uno yogurt alla stracciatella che ho scoperto da poco, ragazzi, ma lo yogurt alla stracciatella è buonissimo. E poi pezzetto di cioccolata dell'uovo di Pasqua. Commentate se anche voi avete ancora la cioccolata dell'uovo di Pasqua da finire. Ho spezzettato il pezzo di cioccolata all'interno dello yogurt che già aveva cioccolata, ragazzi. Proprio la golosità agli estremi oggi, veramente. Miam. Ok, voglio fare il semi permanente ai piedi perché, cioè, è incredibile, ma sulle mani mi dura tipo 2 settimane, sui piedi 2 mesi. Li ho fatti una volta, il semi permanente ai piedi l'ho fatto una volta dall'inizio della quarantena e adesso devo dire che è ora perché c'è la ricrescita, un bel po' di ricrescita. Notare comunque come Gatto Denver non voglia spostarsi dal trono e quindi io mi sono messa sullo sgabellino piccolino, così gli lascio lui la poltrona comoda al mio gattino. Fai nana, amore, fai nana, che quando fai i miagoli senza suono vuol dire che sei stanco. Sì, amore, sì. Sì, fai nana. Sì. Ma sei bellissimo tu, sei bellissimo tu. Sì, lo sai che sei bellissimo. Vi faccio anche una premessa, vi faccio vedere i miei piedi, ma non mi piacciono i miei piedi, ok? Quindi tanto per dire, è utile che mi scrivete che ho dei piedi brutti, lo so. Allora, questa è la situation ricrescita, penso si veda, ci sono tutti i segni dei calzini, perché la mia pelle è completamente, è tipo Play-Doh, quindi qualsiasi cosa ci metta su poi mi lascia il segno. E appunto c'è un bel po' di ricrescita, quindi adesso togliamo questo smalto e poi andiamo a riapplicarlo, che è sempre quello, ve lo faccio vedere. Allora uso sempre il base ed il top coat di OPI, eccoli qua, base e top coat, e poi, allora qui c'è la soluzione sgrassante e questo invece è lo smalto che uso di Mesauda ed è il gel polish numero 194, si chiama Sweet Fantasy, eccolo qua, adesso è a fuoco, Sweet Fantasy. Step numero 1 che mi ero dimenticata quando ho fatto il semi permanente la volta scorsa in video è questo ed è il pH Balancing Agent ed è un agente sgrassante, se ho capito bene, comunque lo usavano sempre al salone e quindi ho preso esattamente questo che è sempre di OPI e vado prima a fare una passata appunto con questo per sgrassare insomma le unghie. Questo non è uno smalto ma è solo una soluzione liquida che evapora molto in fretta, ok, super veloce. Adesso base coat, eccolo qua. Ok, base coat applicato e curato con la mia lampada UV e adesso passo al colore. Adesso seconda passata del colore, faccio sempre 2 passate così il colore viene più pieno, non so, e mi dura anche di più. Nel frattempo sto guardando un video di Sniper Wolf che mi fa impazzire, mi fa sempre divertire tantissimo. E adesso ragazzi abbiamo quasi finito, ci manca soltanto il top coat e poi unghiette. Fatte!
Oh, gatta Stellina, sei arrivata anche tu. Salve, gatta Stellina. Ok, abbiamo quasi fatto, ragazzi. Le unghiette sono quasi pronte. Basta solo... No, gatta Stellina, non venire qua. Non venire qua, gatta Stellina. Aspetta, se no mi si appiccicano. Mi si appiccicano tutti i peli. Adesso devo solo sgrassare le unghie con il mio UV gel. Se metto a fuoco. Eccolo, con il mio UV gel cleanser. Voilà ragazzi, piedini fatti, unghiette a posto, lo so, i miei piedi sono brutti, cicciosi e che ho avuto delle distorsioni ai piedi, non mi si sono mai sgonfiati, quindi ok, so che ho dei piedi brutti, lo so, comunque sono molto contenta perché adesso ho sia le mani a posto che i piedi a posto, gatto Demer anche contento, guardate come sta, e gatto Stellino se n'è andata ovviamente, è venuto a salutarmi per un secondo, proprio il minimo sindacale e ciao. Ah no, è tornata. Tastellina? Tastellina si sentiva da sola, dire anche Tastellina? Oh, gatta Stellina chiacchiera! Ciao, sì. Cosa c'è? Gatta Stellina. Ok, mia family, questo è tutto per il video di oggi. Spero che anche questo video vi sia piaciuto, che vi abbia tenuto compagnia. Insomma, spero davvero di portarvi un sorriso in più nelle vostre giornate, una mezz'oretta, un'ora, qualsiasi sia la durata di questo video, che fino a quando mi metto il montaggio non lo so. Spero di portarvi un po' di allegria, di spensieratezza. In queste giornate che so possono essere parecchio pesanti e difficili, soprattutto per alcuni di voi, perché me lo scrivete nei messaggi, nei commenti, insomma ci scriviamo e lo sapete, anche se non riesco a rispondere a tutti, però vi leggo, vi sono vicina, quindi io vi mando un bacio grandissimo, vi abbraccio forte, venite qua che vi abbraccio forte, fortissimissimissimo. Voi vedrete questo video domani, che è venerdì, quindi noi ci vediamo lunedì con un nuovo video alle 17:30 puntuali. Mi raccomando, mettete like al video se vi è piaciuto ed iscrivetevi al canale e attivate la campanella. Bacio, ciao, è lunedì, buon weekend!